Il bel tempo è finalmente arrivato. Possiamo abbandonare cappotti e maglioni e prepararci per la spiaggia. Ma ci sentiamo veramente in forma? Ecco alcuni consigli per affrontare la prova costume. Per rimetterci in forma possiamo innanzitutto pensare che possiamo fare una detossinazione dell'organismo, in quanto col cambio stagione questa cosa è molto importante, predispone, diciamo così, l'organismo anche a un'eventuale dieta poi da seguire. Per detossinare l'organismo possiamo prendere delle tisane. Tra le erbe che vengono utilizzate, diciamo così, in fitoterapia per eccellenza, possiamo mettere la betulla, il tarassaco, il carciofo, e così possiamo farne una detossinazione degli organi emuntori principali, che sono il fegato, i reni e magari anche la pelle. Possiamo aggiungere anche la bardana. Poi, una volta fatta la detossinazione, possiamo cominciare con l'eliminazione magari di liquidi o qualcosa che bruci grassi. Per l'eliminazione dei liquidi io consiglierei ananas e linfa di betulla e gambo d'ananas, e mentre invece per un'eliminazione dei grassi lavorerei di più sulle alghe, tipo un'alga fucus, un'alga wakame, che aiutano proprio ad accelerare il metabolismo tiroideo e quindi a bruciare grassi a livello dei depositi di accumulo. La prima cosa è sicuramente fare un bel drenaggio per toglierci via tutta la pesantezza e tutto il grigiore dell'inverno, quindi bere un pochino di più e abbinare degli estratti di piante, che possono essere il tarassaco, col carciofo, ci sono varie miscelazioni da aggiungere nell'acqua, e fare almeno una quindicina di giorni di drenaggio. E questo indipendentemente proprio dal peso o non, è una prassi che proprio gli antichi facevano e noi dobbiamo riprendere proprio. E poi, se invece ci sono anche dei chili che uno vuole mettersi un pochino più in forma, che durante l'inverno ha recuperato un pochino, allora lì ci sono varie strategie. Dipende sempre, se sono quei 2 o 3 chili, è importante guardare l'alimentazione, mangiare più frutta, più verdura, un'alimentazione più povera di carboidrati, perché i carboidrati tendono generalmente a gonfiare, e aggiungere più proteine, sempre però ben bilanciata. Ed io per questo in genere consiglio sempre di fare le intolleranze alimentari, da abbinare proprio a un piano alimentare, che non è una vera e propria dieta, perché ci sono persone che soltanto togliendo gli alimenti a cui si è intolleranti cala naturalmente di peso, mangiando di più di prima, quindi senza fatica. Signora, lei che cosa fa per mantenersi in forma? Allora, innanzitutto dieta perennemente, poi palestra, dormire abbastanza, non fumare, non bere, insomma una vita quasi perfetta, però più di così non posso fare. Questo è il risultato, poi vediamo. Oddio, che domanda imbarazzante. Oh, si fa quello che fanno un po' tutte, ci si mette a dieta, si sta un pochino riguardati, camminare, e niente, speriamo di farcela, è quello il fatto. Mangiare di meno e via. Lei si tiene in forma tutto l'anno o è una pigrona e corre ai ripari soltanto quando arriva la bella stagione? Così così, così così, ecco, mio marito dice di no. Oddio, dai, come arriva la bella stagione ti impegni un momentino di più. In inverno invece, dai, easy, fa freddo, mangi anche cose un po' più, come si dice, caloriche, quindi è logico, la primavera invece ti invoglia, è normale. Penso per tutti questo, Per quanto riguarda le diete pronte, c'è tantissima scelta, ci sono tantissime mode, voi che cosa vendete maggiormente? Noi maggiormente stiamo pubblicizzando la tisanoreica, che comunque è una dieta che permette di perdere in poco tempo anche diversi chili, e questa aiuta proprio a perdere massa grassa. Sicuramente la dieta Dukan è la più richiesta ancora. Ci sono quindi vari alimenti, è una dieta abbastanza molto proteica, quindi bisogna rispettare le fasi, perché sennò potrebbe diventare problematica. Poi comunque c'è anche la dieta zero, ben bilanciata, comoda, anche questa si fa per periodi non troppo prolungati, e quindi è facile da fare.
Poi ci sono i fai da te, ci sono l'abbinamento di vari prodotti, come per esempio c'è la Di Leo che mette a disposizione 3 prodotti mirati, e sono uno per la cellulite, che in realtà è un drenante e aiuta per la gonfiore delle gambe e circolazione, uno per il peso che attiva il metabolismo e uno per la fame nervosa e non. Questi sono alternabili o addirittura si possono prendere insieme. Per quello che riguarda invece un drenaggio più semplice, possiamo consigliare comunque dei preparati da diluire in acqua che servono proprio per la depurazione dell'organismo e l'eliminazione dei liquidi, tipo un 5D, oppure anche possiamo avere come forte drenante una linfa di betulla in bottiglia o anche in gocce. Un consiglio fitness per rimettersi in forma. Sicuramente con l'arrivo della bella stagione, modificare il regime alimentare e iniziare un'adeguata attività fisica. Questo sicuramente per prepararsi all'arrivo dell'estate. E attività fisica di che tipo, se uno ha un po' fretta? Se uno ha un po' fretta, cioè dalle spalle una qualche attività passata, svolta insomma in modo abbastanza regolare, un'attività in palestra, in sala pesi può sicuramente, alternando diciamo un lavoro aerobico ad un lavoro di tonificazione con i pesi, può dare sicuramente risultati molto buoni. Per chi invece è un pochino arrugginito e fermo da un pochino di tempo, bisogna prendere le cose con un pochino più di calma e purtroppo aspettare qualche tempo in più per avere risultati. Qui nella vostra palestra sono tanti i pigroni e i ritardatari, cioè quelli che vengono ad iscriversi soltanto quando vedono spuntare il primo sole? Sì, sono tanti, però normalmente, fortunatamente per loro, sono aiutati dalla natura, che casomai hanno per la gran parte, per nascita, un fisico che non ha bisogno di mesi e mesi di lavoro e basta casomai poco per ritrovare la condizione ottimale ed essere in super forma per l'estate. Per tenersi in forma lei che cosa fa, signora? Assolutamente niente, lavoro e basta. Quindi con l'arrivo della bella stagione, nel momento di mettersi il costume, non va in crisi? Assolutamente no, perché la natura comunque non è che mi ha penalizzato poi tanto. Cammino molto. Tutto l'anno o va in crisi con l'arrivo della bella stagione? Va in crisi con l'anno, con l'arrivo della bella stagione, sì. Meno, cammino meno. C'è qualche trucco segreto per affrontare la prova costume? Non metterselo. Ecco, giustamente, non metterselo. Arriva la bella stagione, tu che cosa fai per mantenerti in forma? Cerco di camminare, cerco di mantenermi in forma bevendo molto, inserendo molta verdura e frutta nell'alimentazione. Ti prendi cura di te tutto l'anno o corri ai ripari soltanto quando vedi spuntare il sole? Cerco di farlo tutto l'anno e maggiormente quando spunta il sole. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.